Marisa Laurito, buonasera. Stasera un evento veramente straordinario, ma soprattutto importante, un evento di cui si parla ancora Abbiamo molto poco. parlato ieri di femminicidio e di come salvarsi dalle violenze delle donne. Oggi, perché ieri era una giornata molto pesante, l'8 marzo per noi non è una festa. Antonio Roberto Lucidi è il consigliere del teatro, si occupa molto di sociale, poi ci dirà anche la sua. Però Certo. l'8 marzo non è una festa, è un giorno per riflettere. E quindi noi ieri abbiamo non solo parlato di femminicidio, di violenza, ma abbiamo messo a disposizione delle donne una marea di donne, di persone che potessero illuminarle. Quindi c'era il capitano, il comandante dei carabinieri, una psicologa, un'avvocatessa, insomma, tante donne a disposizione. Oggi invece siamo positivi e parliamo delle donne che ce l'hanno fatta e che sono riuscite a liberarsi da tutte queste violenze. Io sono molto felice perché il teatro è Violenze che capitano abbastanza. quasi sempre in un ambiente dove dovrebbero essere più sicure le donne, quasi in ambiente Certo, domestico. quasi sempre le violenze vengono fatte in ambiente domestico e molto spesso sono prima di tutto nascono come violenze psicologiche e subito dopo diventano violenze fisiche. Grazie Maurizio, Marissa, sempre dolcissimo. Antonio, scusami. No, proseguivamo sulla falsariga delle cose che diceva, ma veramente puntualmente, come sempre, tra l'altro, Marisa, una domanda probabilmente che non è proprio di tua pertinenza, però te la voglio fare. Secondo te cosa manca a questa legge per la tutela delle donne? Secondo me manca molto la cultura fra gli uomini Grande. di capire che cosa rappresenta la donna, che è veramente una parte essenziale della società. E dico, credo sicuramente di non sbagliare, che è la parte migliore di Mi questa. diceva ieri una signora che ho intervistato, dice la donna è nata da una costola dell'uomo e non dai piedi, quindi non va calpestata. È certo che E sì. questa. E fa parte del torace dell'uomo, nel senso, diciamo, Molto vicino al per cuore. segnare due cose, il fatto che era assolutamente vicino al cuore e la cosa che è elemento essenziale, l'uno dell'altro, e non possono confliggere, devono essere vicini tutti e due, come sono naturalmente, così come nell'ordine delle cose del creato sono state poste. Rosa Grazie, Miranda, ieri si è grazie a te. parlato di femminicidi, oggi è quasi una giornata di festa. Mi diceva Marisa Laurito, ieri non era una giornata di festa, ma era una giornata per ricordare e per riflettere. Oggi? Oggi, ogni giorno dovrebbe essere una giornata per poter riflettere, perché l'8 marzo dovrebbe essere tutti i giorni. Oggi siamo qui riuniti per questo bellissimo evento organizzato sempre da Marisa Laurito, che cura la direzione artistica del Trianon, e sono stata chiamata appunto sempre in difesa contro il femminicidio, in difesa delle donne, quindi contro la violenza, ma io parlo proprio in generale di qualsiasi tipo di violenza, non solo contro le donne, perché sono pure le donne che portano l'uomo ad essere violento, quindi io parlo di violenza in generale, nei confronti dei bambini, degli anziani, si parla di violenza in generale, però questo evento è proprio per le donne, anche le donne dell'Islam molto, c'è proprio una lotta e più ne siamo, più combattiamo, più informiamo. È meglio Un percorso lungo e tortuoso, una legge ancora incompleta per quanto riguarda la tutela delle donne. Cosa c'è ancora da fare? Legge incompleta, burocrazia che non è amica, perché tantissime donne che approcciano al mondo del lavoro, donne che denunciano, donne che vogliono liberarsi dai soprusi che stanno vivendo, poi troppe volte insieme ad una legge che non è completa trovano una burocrazia che non è amica. E poi non è completa la società, perché ancora troppe Bravissima. donne sono ai margini, ancora troppe donne vivono in contesti culturali dove si cresce all'insegna dei limiti, mentre invece a noi piace dire che donna è infinito, donna è libertà di espressione e identità a 360 gradi ed è giusto ed è importante per la società che le donne si affermino in tutti i contesti del nostro vivere. Un'ultimissima battuta, dicevamo prima con Marisa Laurito che queste cose orrende capitano sempre nel luogo dove la donna dovrebbe essere più sicura, nell'ambiente domestico, familiare. Cosa manca? Cultura? Manca assolutamente la cultura del rispetto,
e c'è invece la cultura della violenza, manca l'educazione ai sentimenti, che io invece, come presidente della Fondazione Silvia Rotolo dedicata a mia madre, ho capito da tempo è doveroso promuovere nelle scuole tra i più giovani, educare i sentimenti gli uomini, educare i sentimenti le donne, uno strumento fondamentale per non diventare donne e uomini violenti e donne poi dopo che non hanno la forza di liberarsi da quelle violenze. Grazie. Mi permetto darti di tu innanzitutto perché sei giovanissima, ma mi dicevano che sei veramente tosta. Noi stiamo parlando di donne, ieri parlavano di festa delle donne, ma sostanzialmente, come diceva a più voci, non è una festa ma è una ricorrenza per ricordare. Certo, diciamo che veramente la festa delle donne è tutti i giorni, è veramente tutti i giorni dell'anno. La donna è qualcosa di straordinario. Quantomeno dovrebbe essere così. Sì, quantomeno dovrebbe essere così. Per me personalmente la festa è veramente tutti i giorni. La figura della donna è qualcosa di straordinario. La donna è amica, madre, compagna e madre. Genera la vita, dà la vita. Ed è l'elemento principale di un sistema sociale, no? Perché lei dona la vita, quindi ha del buono proprio geneticamente. Esatto, quindi che sia tutti i giorni il giorno giusto per combatte celebrare. Combatte la cultura della violenza, non tanto la violenza, proprio la cultura della violenza. Sicuramente si combatte attraverso innanzitutto la consapevolezza di quello che accade e qui a Napoli le donne sono vittime di tantissime violenze, soltanto 600 donne in un anno, addirittura tante e sono numeri tante, spaventosi. Numeri spaventosi, hanno chiesto aiuto ai nostri centri antiviolenza e considerate che quelle che hanno il coraggio e riescono a venire da noi sono davvero una piccolissima percentuale rispetto a quelle che ne hanno bisogno, quindi io credo che si combatte innanzitutto facendo comprendere alle donne stesse che hanno bisogno di aiuto che possono essere aiutate dal centro antiviolenza che è il primo sportello dove possono avere un appoggio, un consulto psicologico ma anche legale, poi certamente rivolgendosi alle forze di polizia che sono anche loro predisposte ormai per accogliere le donne, hanno davvero anche loro delle strutture a misura di donna perché sappiamo bene che le donne che subiscono violenza devono essere accolte in modo naturalmente molto delicato, con grande sensibilità. E un'altra cosa fondamentale, io credo che sia la consapevolezza nelle donne, per le donne, comprendere che attraverso evidentemente la conoscenza di quelle che sono le possibilità che sono loro riservate, le donne possono uscire da questa violenza. E poi è importantissimo puntare sui nostri bambini. Nelle scuole. Con i nostri ragazzi noi stiamo andando a fare tantissima campagna pubblicitaria dei nostri centri antiviolenza perché pensate che molti ragazzi anche delle superiori non conoscono l'esistenza dei centri antiviolenza. Ed eccoci qua, siamo a fine di questo giro di tantissime interviste che abbiamo fatto nel corso della serata e abbiamo la fortuna di incontrare l'onorevole Valeria Valente. Onorevole, stasera ieri si è parlato di femminicidio, stasera è una festa rispetto a quella alla giornata di ieri che era più una giornata della memoria che una giornata di festa, perché è erroneo pensare che l'8 marzo si possa festeggiare ciò che non si festeggia 364 giorni dell'anno. Qual è la sua posizione rispetto a questa? Intanto che voglio esprimere apprezzamento per Marisa Laurito, per il suo impegno, per l'impegno di tutti coloro che con lei hanno messo in piedi, tengono in piedi questa struttura teatrale in un quartiere importante della città, ma che hanno anche pensato questa 2 giorni, perché è giusto celebrare la giornata dell'8 marzo. Sarebbe improprio parlare di festa, ma anche ignorare che c'è anche un elemento che di entusiasmo intorno anche a una battaglia che già c'è stata, che ci ha portato dei frutti nel corso del tempo, ma anche ancora una battaglia necessaria per raggiungere tanti traguardi ancora davanti a noi, necessita anche di un po' di entusiasmo e soprattutto di un modo di sentirsi comunità. E con l'evento di stasera, mettere insieme in rete tante donne, tanta energia positiva, è un modo per dire tante associazioni, reti, no? E tante donne che su questo terreno si impegnano, è un modo per dire ci siamo tante e ce la possiamo fare. Quindi è un modo per dare, come dire, una iniezione di ottimismo, di energia e di freschezza a una battaglia che va rinnovata di giorno in giorno perché è quello che necessariamente serve. Ieri hanno parlato di quanto abbiamo fatto sino ad oggi, da stasera ovviamente siamo in manca ancora tanto a partire da domani
ancora tanti traguardi, l'ha detto anche Mattarella ieri al Quirinale, incontrando le istituzioni. La donna, diciamo, diritti, donne, significa anche speranza, no? E l'ha collegato la scelta di Mattarella, che poi è la scelta che ha fatto Marisa Laurito qui in queste settimane, molto, molto coraggiosa. È quella di pensare soprattutto a donne che fuori dall'Italia, che sembra lontano ma è un passo dall'Italia, combattono per vedersi riconosciute la loro libertà, cose che qui sembrano assolutamente impensabili. In alcune parti del mondo vengono addirittura esercitate violenze, soprusi, sopraffazioni per mano dello Stato. Ecco, questa nostra sensibilità ci porta ovviamente a essere attenti anche a quello che succede, sapendo che anche i nostri diritti non sono mai dati una volta per sempre, ma vanno difesi di giorno in giorno. A questi diritti dobbiamo aggiungerne tanti altri per noi donne italiane, e un pensiero ancora più forte e più